Ehi là, buongiorno, buonasera, buonanotte e benvenuti nel nostro canale. Io sono Ali. E io sono Aurie. E siete su Ali Aurie Channel. Siamo tornati con un nuovo video tema, sempre più o meno back to school, ma ormai ciao back to school. Ormai siamo proprio nel full immersion school, altro che ritorno a scuola. Anche se molte persone iniziano il 28, ok. O addirittura il 1 ottobre, noi siamo tipo... dal 14 a scuola, ma non importa. Come avete già letto dal titolo, questa sarà una night routine, versione ovviamente scolastica. Esattamente, perché ormai tutti i nostri vizi estivi di andare a letto alle 2, ciao, alle 1, a mezzanotte, non ci sono più, sono svaniti. Adesso andiamo a letto come le vecchie alle 11. Esatto, per cui in questo video vi mostreremo che cosa facciamo più o meno da quando finiamo di studiare il pomeriggio fino a quando andiamo a letto. Cioè, tipo le 7:30. Dato che molti ce lo chiedono sotto quasi tutti i video, frequentiamo il liceo classico entrambe, solo che lei è l'ultimo anno e io sto frequentando il secondo. E facciamo un potenziamento che si chiama potenziamento alla scientifica, che è molto impegnativo, ci diciamo succhia molta energia e molto tempo, quindi la nostra giornata è dedicata praticamente allo studio, se no vabbè qualche svago, sport. Infatti non faremo una evening routine, appunto perché l'evening lo dedichiamo, e neanche l'afternoon, perché li dedichiamo principalmente allo studio. Quindi noi vi lasciamo appunto al video, buona visione. Ciao, ciao. Allora, questo è l'outfit di oggi a scuola. È una camicia e dei jeans e una bellissima polo, e adesso ci cambiamo. Eccoci nell'outfit da casa per body check. Primo step della nostra night, che poi non era molto night, adesso routine, è indubbiamente finire di studiare e di fare i compiti. Esattamente, lo studio infatti ci porta via praticamente tutto il tempo del pomeriggio e anche della tarda sera. E qua stavamo appunto, lei ci stava facendo latino, io stavo finendo un esercizio di inglese. E insomma, cose così. Poi una volta finito tutto segniamo con un bel evidenziatore e ci dà una super soddisfazione perché sembra che abbiamo fatto esatto, tutto. Esatto, è una cosa super liberatoria e mettiamo via tutto con molta gioia di vivere perché abbiamo finito. Finalmente. Tanti. Appena finiti i compiti facciamo le brave ragazze e facciamo la nostra cartella. Sì, comunque mi sono accorta che qua avevo la maglietta azzurra mentre all'inizio ce l'avevo verde, scusate, ma abbiamo registrato le clip in giorni diversi. Esatto, mettiamo dentro la sera perché sennò la mattina, mi è capitato già 4 volte di lasciare l'astuccio a casa. Poi qui stavo andando a danza, infatti faccio 3 giorni a settimana e questo era il tragitto e faccio circa 2 ore. Nel frattempo Lauri rimane a casa e o studio, faccio la doccia o faccio appunto un po' di esercizio fisico, e qua infatti sto facendo la doccia. E qui sono appena tornata da danza, stavo preparando la cassa e tutto il resto per fare la doccia. Questi sono i nostri nuovi ciampini di cui vi parleremo molto velocemente dopo, perché sarà una super mega novità che arriverà presto sul canale. Quella dice che fa la modella, insomma. Sì, esatto. Una volta asciugati i capelli, qua abbiamo ripreso solamente me perché io e Lauri facciamo la doccia in momenti diversi. Io stavo aiutando giù la mamma ad apparecchiare e a preparare la cena. Esatto, questa sera abbiamo mangiato gli hamburger con la carne e il pane. Sì, erano veramente super mega buoni. Super mega professional, ovviamente aiutate da mamma e daddy perché noi... Sì, perché noi siamo molto brave in cucina, ecco, diciamo. E nulla, ecco, noi che prepariamo e ci guardiamo Bruno Barbieri con 4 hotel su Sky con la Vodafone TV. E ovviamente aiutiamo a mettere a posto perché siamo delle ragazze veramente super mega brave. Top. Una volta ritornate al piano superiore decidiamo cosa metterci il giorno seguente. Ed è un dramma soprattutto per l'Alice. Sì, veramente, adesso vi farò vedere io e le mie indecisioni. Insomma, abbiamo scelto delle cose molto random, sia io che Lauri. E poi l'Alice ci si è buttata sopra. Questo è veramente quello che è successo ieri sera. Io disperata perché non sapevo cosa mettermi. Anch'io volevo suicidarmi. E infatti ho preso una magliettina, un paio di pantaloni. E basta. E basta. È il tuo dilemma. Non so che tempo ci sia domani. 23 gradi, come ci si deve vestire con 23 gradi? Con la maglietta maniche corte sono schiatti. Siri, come ci si deve vestire con 23 gradi? Stai scherzando, vero? Domanda interessante, ma non riesco a trovare una risposta. E ora it's time to mettere il nostro fantastico super mega pigiama dorato.
Guardate che bel pigiama che abbiamo. E ragazzi, non abbiamo sempre lo stesso pigiama, che stiamo registrando le clip a caso. E adesso giù di skincare, giusto Aurora? Skincare, cioè la crema, che ci mettiamo allora, sia la mattina, ci mettiamo anche la sera. Come avete visto nella morning routine, ci mettiamo la crema, abbiamo deciso di fare questa parte parlata. Perché siamo due povere pazze. E sì, la mia crema praticamente non c'è più. La mia c'è ancora. Ok, poi esattamente come la morning utilizziamo il contorno occhi, però non lo mettiamo tutte le sere perché sennò ci risvegliamo troppo overpower. Siamo pronte per una nuova giornata. E adesso ci laviamo i denti, mettiamo l'apparecchio e che andiamo a letto. Ora ci laviamo i nostri dentini. E poi finalmente dopo una giornata stancante andiamo a letto. Al nostro orario delle 23:15 diciamo bye bye mondo a Tulesi. Anche tu leggi, vero? Leggo Instagram io. Alcune sere invece leggo, però non è stato il caso, e successivamente dormo e spengo le luci. Il video termina qui, speriamo tanto vi sia piaciuto. Esattamente, questo è più o meno ciò che facciamo ogni sera. Esatto. E sì, siamo molto persone che impegnate, diciamo, si sono proiettate verso le 9 di sera, ma non importa. Comunque nel video avete visto che quando facciamo la doccia, quando ci laviamo i capelli, utilizziamo dei prodotti col nostro nome scritto sopra, stupendi. Che però ve ne parleremo in un prossimo video, quindi stay tuned perché c'è, cioè, ragazzi... Prima le vogliamo testare perché sapete che noi siamo un po' fissate con i nostri capelli e stiamo testando molto questi nuovi fissate prodotti. Cioè, se noi usciamo con i capelli sporchi, messi male, la giornata proprio non, cioè, potrebbe non esistere. Infatti noi adesso stiamo testando questi nuovi prodotti, di cui ve ne parleremo in un prossimo video, dato che dobbiamo capire se i nostri capelli piacciono. Ma direi che forse potrebbero piacere. Ecco, niente, noi vi ricordiamo sempre di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Di seguirci sui nostri social, ossia Instagram, TikTok e Pinterest. Ci chiamiamo in entrambi aliauri.channel, per cui siete top, tutto mentre semplice. Su Pinterest? Tutto attaccato, aliauri channel. Noi adesso salutiamo 10 persone che abbiamo scelto random dal video precedente. Se volete essere salutati bisogna... commentare sotto questo video. Col vostro nome e con qualcos'altro se volete. Iniziamo da Vanessa. Un bacione. Razi e Hala. Un bacione anche a voi. Vittoria. Un bacione. Francesca. Un bacione anche a te. Christel. Un bacione. Maria Pia. Un bacione. Monica. Un bacione anche a te. Beatrice. Un bacione. Barbara. Un bacione. Margherita. Un bacione. E finito. Noi vi ricordiamo che lunedì esce un video, tanto per fare un reminder, i nostri video escono di lunedì e di giovedì su Instagram. E l'orario lo comunicheremo sia su Instagram che qua su YouTube. Per cui noi mandiamo un grosso bacio e ci vediamo lunedì. Ciao! Ciao!